Bellissima, dove va? Ah, già te ne va. Bentornati su No Mamma Ammazzo e bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Tartarughe Ninja. Oggi, eccezionalmente, il video sulle Tartarughe Ninja esce non di sabato, ma di martedì perché volevo darvi più tempo per assorbire la notizia che vi darò alla fine del video. Ti è così ve lo guardate tutto? No, potete anche skippare fino alla fine come volete. Quindi voglio darvi una bellissima notizia che forse alcuni di voi fan delle tartarughe già sapranno, però vi voglio dire un po' anche il mio punto di vista di questa notizia. Ma sono qui anche per parlarvi di Tartarughe Ninja numero 63 della IDW Battaglia tra Band. Sigla. Tartaruga Ninja dalla IDW numero 63, dal titolo Battaglia tra Band, numero uscito a metà novembre, o quantomeno arrivato nella mia casella di fumetteria a metà novembre. Mi scuso perché fino ad ora non sono riuscito ad andarlo a prendere e poterlo leggere e parlarne con voi, però purtroppo i mesi di novembre-dicembre, a causa del mio principale lavoro, sono un po' impegnativi e quindi non ho avuto un momento per andare in fumetteria, che non è l'edicola che posso trovare fuori casa, ma è un pelino più lontana, nulla di che, 20 minuti, però insomma non ho avuto modo di leggerlo fino ad allora. Vorrei partire da due cose. Innanzitutto dalla copertina, che mostra è una delle copertine più belle per me, perché mostra tutte le tartarughe ninja attuali nel loro splendore, tutte le tartarughe attuali nel loro splendore. Quindi abbiamo Leonardo, c'è Jennica, c'è Donatello. Pensate, l'hanno disegnato con il guscio artificiale, quello che si è creato dopo che Bebop e Rocksteady hanno distrutto il suo guscio. E questo non è a caso in questa copertina, perché proprio se ne parla nel numero. Quindi è come se la copertina stessa ci ricordasse questo fatto. Poi abbiamo Raffaello, Michelangelo, Alopex e Lita del futuro, o per i fan di Dragon Ball potremmo chiamarla Mirai Lita. Ma non sono le uniche tartarughe. Nello sfondo di copertina ci sono Tocca e Rasar. Vi ricordo appunto che Tocca è una tartaruga alligatore, che più o meno dovrebbe essere della stessa specie di Slash, ma per qualche ragione Tocca è stata mutata in modo differente, ma adesso ne parliamo. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un mi piace o non mi piace questo video, anche tutti gli altri, che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che amano le tartarughe ninja e che abitano vicino all'Umbria, e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo video e di questo numero. Mi unisco per pochi secondi per poi dissociarmi da una lamentela molto comune che sta nascendo, che sta crescendo tra i fan italiani, di come questa serie sembri non essere più Tartarughe Ninja, ma sembra essere Jennica e le sue amiche Tartarughe Ninja, perché è sempre Jennica centrica, ed è una cosa che onestamente, per come propongono il fumetto, dà fastidio anche a me. Però mentre nei mesi scorsi difendevo un pochino a spada tratta questa cosa, perché le motivazioni avevano una ragione tecnica che qua in Italia non si capisce, ovvero che i fumetti statunitensi che vengono tradotti e convogliati nell'unico fumetto delle Tartarughe Ninja che noi abbiamo, vengono presi invece da fumetti differenti, da testate differenti. Quindi noi fino ai mesi scorsi abbiamo letto la testata principale, che è Teenage Mutant Ninja Turtles, e abbiamo letto anche degli spin-off, in particolar modo Jennica Teenage Mutant Ninja Turtles, così come quando leggevamo di Shredder all'inferno era uno spin-off Shredder Teenage Mutant Ninja Turtles. Mentre in questo numero, finalmente, con mia grande gioia che sono un fan della serie principale, tutti e quattro i numeri statunitensi che sono convogliati qui dentro derivano appunto dalla serie madre, dalla testata madre, Teenage Mutant Ninja Turtles 14, scusate, 114, 115, 116 e 117. Questo ve lo dico perché è una premessa necessaria per quello che poi ho letto invece nell'ultima della copertina, dove nel prossimo numero, costretta a fare una scelta impossibile, Jennica dovrà confrontarsi con il suo passato violento. Ma ancora, cioè, non era finita la miniserie Jennica? Perché se
queste sono le premesse della serie principale, dove si parla di Jennik e non delle altre quattro, mi darebbe un po' fastidio. Cioè, l'ultima arrivata, va bene il successo, però onestamente il fatto che surclassi un attimino le Tartarughe Ninja, perché la sceneggiatrice, l'autrice Sophie Campbell è brava a scrivere Jennika, cioè fino a un certo punto mi va bene, dopo un po' vabbè, ok, però anche basta. Se invece assisteremo allo spin-off Jennika parte 2, perché se non sbaglio esiste anche quello, posso ancora capirlo, però francamente avrei preferito il continuo della storia principale ancora per un po'. Non lo so, non sono del tutto sicuro se salire sul carro delle lamentele dei detrattori di Jennika oppure no. Io ci salgo solo quando appunto Jennika è nominata principalmente nella storia principale, mentre nella storia principale dovrebbe essere una comprimaria come Casey Jones, come April, se proprio proprio alla pari delle altre quattro. Di certo non deve preponderare sulle altre quattro, se no di cosa stiamo scrivendo, di cosa stiamo disegnando? Cioè, noi siamo i fan delle Tartarughe Ninja principali. Devo dire che questa mia lamentela è molto sterile, perché nonostante abbia letto appunto nel prossimo numero, prima di leggere la storia, nel momento in cui sono entrato a mani basse nella storia, mi sono ritenuto più che soddisfatto. La storia è, come sempre, una delle più belle che abbia mai letto, non è priva di lamentele mie e dei difetti, però sono stato davvero soddisfatto, a partire dai disegni, da questi tagli in cui appunto Raffaello nella seconda vignetta sfora nella prima, da un taglio moderno a tutto ciò con il canaletto che è nero e non bianco, che mi è davvero piaciuto un sacco. Poi, come finalmente ce l'hanno fatti sudare per tantissimo tempo, finalmente vediamo l'incontro tra le Tartarughe Ninja della IDW e Tocca e Razar, versione IDW ovviamente, e soprattutto assistiamo al primo incontro, correggetemi se sbaglio, il primo incontro in assoluto tra Tocca e Razar e Bebop e Rocksteady. Non l'abbiamo mai visti insieme in nessun'altra compagine, anche nel cartone animato dell'87 non credo si siano incontrati Tocca e Razar e Bebop e Rocksteady. Nel film Bebop e Rocksteady non c'erano, e nei film nuovi Tocca e Razar non c'erano, quindi è stato bellissimo vederli confrontati assieme. Ovviamente c'è da dire che nella serie del 2012 delle Tartarughe Ninja esiste un Razor, che è la seconda mutazione di Bishop, però scusate, non di Bishop, di Bradshaw, però anche lì non c'è una grande interazione con Bebop e Rocksteady, che comunque sono delle incarnazioni differenti di Bebop e Rocksteady. Quindi sono molto felice di aver visto questo incontro, ma mi è dispiaciuto un sacco il finale, dove appunto Tocca e Razar pare siano delle mere comparse, cioè fanno una toccata e fuga in questo numero e poi non le vedremo più, o le rivedremo. Non lo so se le hanno tolte di mezzo perché si sono accorti in corsa che le hanno disegnate troppo grandi. Vi faccio un esempio, cioè questi sono due poppanti, esattamente come erano dei poppanti nel film del 91, Il segreto di Oz, però sono decisamente troppo grandi, specie se consideriamo che sono dei neonati. Vi mostro, ecco, un paio di scene in cui davvero c'è Razar che lancia Tocca e guardate la proporzione con Michelangelo, oppure anche qui che tra l'altro Tocca ha una coda enorme che onestamente non apprezzo nemmeno più di tanto. Mi sembrano molto difficili da gestire, mi sembrano troppo overpowered questi personaggi. Chissà che la scusa di portarli nel futuro alternativo di Lita, che anche lì pensavo sarebbe durata più di un numero, è vero che sono quattro numeri statunitensi, però pensavo di vedere questa storia di Lita del futuro per molto più tempo, non per un solo numero italiano. Può essere che la storia di portarli nel futuro di Lita serva appunto per farle ritornare magari più cresciute nell'intelletto, ma magari un po' più contenute, con qualche mutazione di contenimento che può modificare il loro aspetto, chi lo sa.
però ecco, diciamo che non sono stato molto soddisfatto del fatto che Tok e Rasar semplicemente facessero una comparsata. C'è un appunto proprio nel finale di che dice Donatello, se non sbaglio, quando si riferiscono a cosa succede se la famiglia cercherà Tok e Rasar, perché pare, dato che in questo universo Tok e Rasar sono stati mutati da vecchio diavolo, che siano dei bambini umani, esattamente come è stata Lita. Quindi Tok e Rasar non derivano da degli animali, ma derivano da dei bambini, esattamente come Lita era una bambina. È molto strana questa cosa, non viene spiegata molto bene. Potrebbe giustificare il fatto che Rasar, che è della stessa specie di tartarughe di Slash, abbia un aspetto molto diverso e molto più grosso, anche se non riesco a capire questa cosa. Potrebbero essere due specie di tartarughe diverse, non ce l'hanno dato da sapere, però potrebbe essere una mutazione diversa. Ci sono tante incongruenze con il mutageno in Mutant Town, non è assolutamente spiegato perché ogni mutante ha un aspetto di un animale diverso. Vuol dire che ogni abitante di New York aveva toccato un animale differente quando è scoppiata la bomba mutagena, se era il mutageno che Karai ha usato per Bebop e Rocksteady, o significa che era un altro tipo di mutageno che aveva modificato vecchio diavolo, non c'è dato saperlo. Quindi può essere che Tok e Rasar siano stati mutati in modo differente da Slash. Ma a parte questi tecnicismi che ci hanno già portato via una decina abbondante di minuti, quello che mi è piaciuto di più di questo numero è quello che continua a piacermi da molti numeri a questa parte, ovvero la metafora della vita, la metafora di quello che uno può aver passato nella propria vita. In questo caso la vediamo tra Jinnika e Karai, e tra Donatello e Bebop e Rocksteady, e tra Jinnika e Donatello che hanno un confronto con le loro rispettive cattive esperienze con delle persone che hanno fatto loro del male. È uno dei passaggi più belli, è proprio secondo me il dialogo tra Donatello e Jinnika quando parlano di quello che devono affrontare. Donatello è nervoso perché rivedrà di nuovo Bebop Rocksteady dopo molto tempo, dopo che loro lo hanno quasi ucciso, e così come Jinnika è sul filo del rasoio perché rischia di uccidere Karai per vendicarsi di quello che le ha fatto, per averla quasi uccisa e di conseguenza costretta a una trasfusione d'emergenza che l'ha mutata in una tartaruga ninja. Però l'uccisione di Karai da parte di Jinnika andrebbe a portare a scatafascio quello che è il futuro di Mirai Lita. Di conseguenza Jinnika sa che non può intraprendere questa strada. E questo dialogo tra Jinnika e Donatello è uno dei dialoghi più belli che ci sono mai stati. Donatello dice a Jenny: «Ehi Jenny, so che te l'ho già chiesto, ma sto bene, Donny. E tu?» «Sì, perché?» «So cosa ti hanno fatto Bebop e Rocksteady e sembri un po' teso tutto qui». E Donatello dice: «Ah, me la caverò. Ci sono giorni buoni e giorni cattivi, ma ho sviluppato delle tecniche per gestire la cosa. Comunque, se ti va di parlarne, so cosa significa trovarsi davanti a qualcuno che ti ha quasi ucciso». E Jinnika dice: «Vorresti mai poter uccidere Rocksteady e Bebop?» C'è una vignetta muta e nella vignetta successiva Donatello dice: «No, a volte sovrapensiero vorrei che fossero morti, ma non ho mai voluto che succedesse per davvero, né tantomeno che fossi a ucciderli». E Jinnika risponde: «Sì, è che sarebbe tutto più semplice se sparissero. Loro, Karai, tutti quanti». Donatello invece dice: «Non credo che renderebbe tutto più semplice. Potrebbe essere anche più difficile di adesso». Questo è un fantastico dialogo che potrebbe essere tranquillamente fatto tra due persone che hanno avuto una esperienza di un trauma che può generare loro ansie, che può generare loro paure, che può generare loro anche depressione, qualcosa che Donatello sta imparando col tempo ad affrontare e che è disposto a condividere con Jinnika quello che lui ha imparato per poter aiutare anche Jinnika a superare il suo trauma. Ragazzi, una cosa del genere in un fumetto dove ci sono dei pupazzi a forma di tartarughe con delle armi ninja, ma cosa volete di più? Cioè, chi se lo aspettava? Cioè, io ho sempre adorato le tartarughe ninja per la metafora che si può trovare nella fratellanza, nei loro caratteri, in quello che può essere la famiglia, il combattimento, l'onore, eccetera. Però qua si parla anche di
di cose adulte, di altri livelli, e sono sempre più felice di seguire questa testata. Questo numero 63 in poche, tra virgolette, pagine, dà una lezione importante anche ai giovani lettori, o almeno giovani lettori, che stanno affrontando la stessa cosa e che forse imparano un pochino meglio a gestire quello che stanno vivendo. Quindi grazie anche a questi fumetti che ci fanno stare un po' meglio, che ci fanno sentire un po' più tranquilli, che ci aiutano a esorcizzare, a elaborare quello di negativo che potremmo star passando in questo momento. Oltre a questo c'è tutta una parte molto divertente su quella che potrebbe essere una battaglia tra bande, anche se non è molto motivata, perché non ha senso che quando Bebop e Rocksteady stavano quasi ammazzando Tok e Razar, che fondamentalmente sono dei bambini impauriti, Lito e Jennica si facessero vivi per proporre una battaglia tra bande che stabilisse una sorta di territorialità, cioè sul fatto di che dovevano levarsi dalle balle da Mutant Town e non per appunto salvare la vita di Tok e Razar. Pare che quello non fosse più in discussione in quel momento, però poco importa, noi ci interessava una scusa per vedere Bebop e Rocksteady fare una battaglia tra bande con le nostre tartarughe ninja. Tra l'altro io condivido l'indignazione di Koya nel non vedere esibirsi Bebop e Rocksteady, che hanno invece dato forfait a causa della bravura del gruppo di Jennica, che si chiama i Created in Darkness. Comunque tutta la parte musicale è disegnata da Dio, il modo in cui rendono graficamente le note è spettacolare, sia quando sono dei semplici schizzi sulle vignette, ma anche quando diventano delle vere e proprie immagini, in questo caso immagini feroci, dato che stanno suonando del metal, danno proprio l'idea di quando uno si perde nella musica. Non dico quando uno è a un concerto, ma non so se vi capita, per esempio a me capitava tantissimo di disegnare con della musica rock in sottofondo. Ecco, le immagini che ti crea la musica le ho diciamo riviste nelle immagini che creano Jennica e le Created in Darkness con il loro sound. Davvero bello. Su tutte la vignetta in cui Jennica sfoga, veicola, perché poi lo dice lei stessa, creare e mantenere una band è un modo per veicolare la mia rabbia, per veicolare tutti i miei cattivi sentimenti in qualcosa che non sia appunto la vendetta e l'uccisione di Karai, perché quello porterebbe al futuro distopico dal quale viene Mirai Lita. Invece suonando sfoga la sua cattiveria, diciamo la sua non la sua cattiveria, però comunque il suo senso di rabbia dovuto a quello che gli hanno fatto, in un modo costruttivo. Questa vignetta è tra le più spettacolari. Ogni singola tartaruga ricorda qualcosa di negativo nel suo passato e che viene appunto poi veicolato dalla musica di Jennica. Donatello ricorda Bebop e Rocksteady che gli hanno spaccato il guscio, Michelangelo ricorda Slash che non c'è più, il suo amico della pizza che non gli rivolge più la parola perché Michelangelo era invischiato in troppi casini, tutti i bambini che stavano per essere coscritti dal clan del piede, Raffaello ricorda il suo periodo di solitudine e vecchio diavolo, Leonardo ricorda quando era stato diciamo corrotto da Shredder e quello che ha fatto a Koya, gli ha rotto le ali, gli ha tagliato le ali, Alopex ricorda quando era al servizio di Kitsune e anche lei era soggiogata dal male, e Jennica per qualche ragione ricorda quando ha trovato per la prima volta Lita. È molto molto bella questa tavola, sia come colori sia come emozioni che esprime, è spettacolare. E ora, per voi che magari avete già letto il fumetto e non ve ne fregava niente della mia opinione, sono qui per dirvi l'annuncio che ho detto all'inizio. Molti di voi lo sapranno, c'è una nuova fiera in città. Quale città? Bastia o Bastia Umbra, credo si chiami Bastia Umbra, in provincia di Perugia, a 15 minuti da Assisi, 15 minuti di treno da Assisi, c'è questa nuova fiera che si chiama UmbriaCon, e all'UmbriaCon quest'anno, che è la sua prima edizione, ha voluto fare le cose in pompa magna, ha voluto invitare un ospite internazionale, un ospite che per noi amanti, per noi fan delle tartarughe ninja, è come se fosse Stan Lee per la Marvel. Sta arrivando in Italia Kevin Eastman,
uno dei due creatori delle Tartarughe Ninja, il co-creatore delle Tartarughe Ninja insieme a Peter Laird, anche se Kevin Eastman è tuttora coinvolto nel mondo delle Tartarughe Ninja. Se notate, la consulenza alla storia persino della IDW è ancora sua. In questo numero che ho tra le mani c'è persino un suo disegno di Tocca e Rasa, quindi insomma non l'ultimo arrivato, ma il co-creatore delle Tartarughe Ninja sarà presente il 20 e 21 gennaio alla fiera Umbriacom. E ragazzi, io sono di Bergamo, ci metto un po' di ore ad arrivare, ma io sarò all'Umbriacom. Ragazzi, io sarò in fila all'Umbriacom con voi, quindi se voi come me sarete là, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo all'Umbriacom per farci autografare qualcosa da Kevin Eastman, per farci fare una foto con Kevin Eastman, per ringraziarlo di aver creato un mondo di personaggi così strani, così diversi, così non umani, ma che per qualche ragione ci ricordano tantissimo le nostre vite, per qualche ragione ci rispecchiamo tantissimo in questi strani mutanti. Grazie ancora per avermi seguito fino alla fine di questo video. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, vi dico arrivederci al prossimo video o arrivederci di persona all'Umbriacom.